anche se sono le 8. Ho appena portato Gianni in stazione. Ieri sera siamo andati tardissimo perché gli ho fatto compagnia mentre studiasse. E... scusami, Nike, stai comoda? No, tu metti a posto tutta la camera oggi. No, domani la metto tutta a posto. Non ci sta. Non ci sta. Però adesso. Allora, stamattina volevo andare a fare tipo shopping. No, fare un giro in centro così perché è tantissimo che non vado in centro. E chissà dove ho messo il mio telefono. E però l'idea è che alle 9:30 non è aperto nessun negozio. Quindi dormo. Ora dormo. No, vabbè, dormo mezz'oretta perché sono veramente, cioè, sto morendo di sonno, è veramente molti giorni che non dormo bene proprio per questo esame, quindi ora mi butto un po' e ci rivediamo tra mezz'ora. Ciao! Ore 9:35, puntualissima, sono pronta per uscire. La mia piccola mi guarda un po' strano come per dire: mamma, te ne vai? Sì, me ne vado. Vado appunto a fare sto giretto in centro e un altro paio di cosine, cioè no, comprare un paio di cosine. Sono appena stata dalla nonna che mi ha preparato i cavolfiori, che poi sono una puzza di cavolfiori assurda. E vabbè, ho fatto anche shopping, tanto per cambiare. Adesso sono, in realtà è mezzogiorno, sono anche parecchio preoccupata perché già Maria non mi ha ancora scritto. Dovrebbe scrivermi, dovrebbe aver finito l'esame ormai. Però va bene, intanto vado a casa e comincio a mettere a posto la mia stanza. Aiuto. Sono a casa e ho appena sentito Gianni che ha finito da pochissimo l'esame, perché era un esame tipo da 2 ore e mezza, una cosa pazzesca, assurda. E ha detto che non si pronuncia perché se dice che è andato bene, poi è andato male, se dice che è andato male, poi è andato bene. Quindi ha detto che non si pronuncia. E io invece comincio a mettere a posto la stanza. Quindi, basta. Lo aspetto. Metto a posto la stanza. Allora. Devo dormire. Devo Vuoi che tiri dormire. una parolaccia su YouTube? Non posso andare a casa a dormire. No, perché semplicemente per il fatto che io non ho dormito E dormiamo nulla. assieme? No. No. Saldi, oggi shopping, L'ho già davvero. fatto stamattina. E allora cosa vuoi Si fare? Cioè, pulisce la stanza oggi. No. Torno a Preparati, casa. ok? Oggi torno a casa. Peccato che sei in macchina mia. Ma c'ho la mia macchina a casa tua. No, ho io le chiavi. Fai dritta! Hai ragione. Tornerò a casa a piedi allora. A piedi, ok. Che problema c'è? Dai, intanto andiamo a mangiare, ho una fame che un Ah, devi ancora cranio. mangiare anche tu. Oh, che brava badata. Ho un buco così sullo stomaco. Vuoi un poco così? Fidati che ce l'ho più io. Vabbè, e quindi niente, dai. Allora com'è andato? Spero bene, Giulia, sai, ogni volta che dico andata bene, andata male, me la prendo lì e quindi stavolta non dico niente, sperando che il Signore faccia un miracolo. Comunque no, dai, nel complesso ho fatto quasi tutto. Ho confrontato anche i risultati con gli altri, sembrano giusti. Speriamo bene, dai. Anche perché non è un esame così semplice, vale pochi crediti, ma è abbastanza difficile. Sì, tu che vale 12. Economia vale 12, ingegneria elettrica vale 6. Allora, stralasso temporale perché sono le 4 e mezza. Sta in realtà anche per piovere. Però io ho finito di mettere a posto tutta quella che è la scrivania, vedete? Non so se vi ricordate com'era prima. Vabbè, lasciate stare, tipo. Allora, questo è in realtà una lavagnetta che ho comprato dai cinesi. E convinta che appunto, cioè, doveva essere una lavagnetta normale, no? Per scriverci, per ricordarsi le cose.
fatto sta che i pennarelli non funzionano, cioè si funzionano e poi non si cancellano. Quindi Gian Maria aveva pensato di farmi una sua opera d'arte, tipo spero che non si cancelli, così ti resterà forever. E quindi questa mi interessava un sacco tenerla. Ce l'avevo attaccata, cioè appoggiata lì, però non mi piace, lo volevo una cosa un po' più fissa. Quindi la attaccherò, ho deciso che attacco tipo lì tutti quelli che sono i quadri principali, quindi quelli che ci sono anche qui e anche quello, e poi qui ci metto delle scritte che ho già preso, sono degli stickers, e qui volevo farci una frase molto grande scritta tipo con la tempera, vabbè, non so che cosa, con i colori. E però devo ancora scegliere la frase, anzi se sapete, avete un'idea di qualche frase carina in inglese, perché la voglio in inglese, appunto mi piacerebbe, cioè scrivetela. Un'altra cosa, non mi sono dimenticata di salutarvi, però questa volta mi avete chiesto di salutarvi veramente in tantissimi, tantissimi. Io mi sono scritta i nomi, scusatemi, sapete che ho sempre di quelle cose assurde. Allora, se non vi saluto e mi sono dimenticata, scrivetemelo e vi saluto nel prossimo video che faccio domani. Quindi vi saluto, ciao Alessio, ciao Simone e ciao Giulia, che ci segue su Instagram. Però adesso sto facendo un po' di casino, oddio, non capisco più niente. Per cui io ho detto questi tre, però c'è anche un'altra ragazza che mi aveva chiesto, però non so bene che nome dire, perché ha il nome di YouTube e cioè mi sembra brutto dire ehi, ciao, insomma, un nome di YouTube. E quindi quelli che non ho salutato li saluterò domani e basta. Adesso andiamo a prendere un po' di queste cosine e le montiamo. Allora, questa cosa dobbiamo assolutamente raccontarla. Giulia, dai, raccontiamola. Allora, andiamo alla Brico, compriamo un po' di roba perché vedrete cosa stiamo costruendo, cosa abbiamo in mente di fare. E la cassiera ci guarda e ci fa: oh, ma voi siete quelli di Giulia Giammi qua, là, così. Pazzesco, robe assurde. Vi seguo sempre, così era il mio sogno incontrarvi, e voleva farci andare via senza pagare. Noi abbiamo detto: signora, dai, ma cazzo, no, siamo detto, onesti, ok ragazzi, siamo a posto, siamo a posto, così. Noi siamo rimasti un po' così, tipo io ho il bancomat in mano, io, ma veramente dobbiamo ancora pagare? Oh, scusate, che mi sono persa, così veramente la fan numero uno. No dai, sto scherzando, non ci ha riconosciuti però nessuno, ovviamente. meglio così. Però invece è vero, cioè, però la signora voleva veramente, ha iniziato a parlare, si è stati un quarto d'ora in cassa con questa. Avevamo che parlava, la gente dietro che ci odiava, sì, non ne poteva più, e a un certo punto questa ci dice, finisce di fare il rotolino al filo, che è stata 10 minuti lì, fa: vabbè dai ragazzi, a posto, così andiamo. Cioè io anche sono stato zitto, ho detto meglio, Gianni, io sono un volpone. E la Giulia fa col banco: ma non paghiamo. Oddio, si è scusata con tutti perché ha fatto una figuraccia di merda, cioè se neanche il tuo lavoro non sai fare. Vabbè, comunque è simpaticissima, e alla fine abbiamo pagato anche la bellezza di 20 euro. E niente, adesso c'è un cielo che incute terrore, è un traffico che incute, vabbè, il traffico è sempre quello, però tanto adesso, no, se era bel tempo era meglio, perché sai, per il video che dobbiamo fare, volevamo fare, esatto, 2-3 videti fighi, ma li faremo comunque. Beh, ora andiamo a casa e sulle maniche col bricolage. Certo, però anche se sarei presa un po' lungo, poi fai, cosa stiamo facendo? Un video, un tutorial che si è inventata la Giulia, e tra poco vedrete online. Spero, però questa bene. Telecamera sta finendo la batteria. Dai, adesso insomma continuiamo questo tutorial, ci metteremo un po'. Lavoro terminato. Se volete vedere come l'abbiamo fatto, non fate altro che cliccare sul quadro. Come cazzo, siamo soddisfatti, a parte questa parolaccia che ho detto, però figata. Mi piace tantissimo. Cioè, una figata atomica. No, mi stra bene. Adesso lo portiamo dentro. Col coso, facciamo vedere, ecco, che questa la colata finale, cioè, è rimasta lì, figo, non toccare per carità di Dio, buono, andiamo ad appenderlo, via.
vedere il cappello nuovo che ho preso su eBay. Ma per andare al mare più che altro. Vedete che la cosa che è carissima, mi piace tantissimo, è questo fiocco. Madonna, se mi avessero un po' chiesto andando al mare. Che scema che sono. Vabbè, la cosa che mi piace da morire è questo fiocco che tipo pende in basso. Mi piace tantissimo. E basta. Però la cosa bruttissima è che tipo l'ho preso da una ragazza, cioè da un venditore che era di Padova. Ho detto, beh, questo mi arriva prestissimo. Cioè, 8, 9, 10 giorni, quasi era meglio se lo prendevo da Londra. Ok, stiamo andando a mangiare i sushi. Sushi. Siamo, ciao, siamo da Gianni, a casa di Gianni. E stiamo cercando il trapano per attaccare lo specchio perché il mio non andava bene. L'ho già trovato. L'ha già trovato il trapano. Abbiamo appena mangiato il sushi, buonissimo. E avete presente la ragazza che di cui sono dislessica oggi, di cui vi parlavo prima? Quindi mi ha detto come si chiama e la saluto, quindi ciao Sharon. Sharon, sì. E basta, adesso andiamo a casa, andiamo a attaccare lo specchio, così almeno una parte di tutto quello che è il rinnovamento camera l'ho fatto. Sono molto contenta. Siamo pronti a fare i buchi? Pronti a bucare il soffitto? No, devo ancora montare il trapano. Stai tranquilla che ti spompi. Non ci arrivo. Come non ci arrivi? Hai una prolunga di 6 metri. Teniamo quella anchina. E ce l'abbiamo fatta. Che figata. Abbiamo appeso lo specchio con i fili di acciaio al soffitto. Contentissima. Sei contenta? Un sacco. Ah, il tuo uomo qui. Sì. Bricolage. Bricolage. Beh, scusa. Guarda che lavoretto. No, è vero. Grazie, amore. Salgo a cancellare i segni con la matita adesso. Sì. Cucù. Adesso sto guardando la partita, che è la semifinale Olanda-Argentina. E la Pupi, dopo che io ho montato tutto il video, sta mettendo i sottotitoli. Vabbè, che problema c'è? Scusa, non, chi l'ha montato? Sì, sì. Dai, lasciami. Si scrive fan. Fe? Fan. P-H-O-N. Scriviamo. Air dryer in inglese e asciugacapelli in italiano. Non lo so, in inglese lo sapevo. Ma qui chi è che è salito di abusivo? Chi è che è salito? Ma che schifo, cosa ha mangiato? Sa di pesce? Ha mangiato pesce? Ah. Allora, non so se si vede che questi stanno dormendo. C'era Giulia e Nike. Qui sotto c'è anche Bentley. E niente, si sono dimenticati di dar la buonanotte. Adesso sono tipo le 2:30 e mi sono svegliato di colpo perché volevo finire il video. Quindi aspetta. Oh. Oh. Giulia, la buonanotte. La buonanotte, guarda qui. Ok, dai, chiudiamo qui. Buonanotte a tutti, ciao.